Siamo pronti per una nuova lezione insieme a Stefania, che ieri ci ha fatto divertire insieme a Michele con lo yoga e la ginnastica per bambini. E adesso invece torniamo agli adulti. Cosa ci proponi oggi, Stefania? Ciao Mila, buongiorno. Oggi andiamo a lavorare con il Pilates e andiamo a lavorare però con una lezione di HIIT Pilates. Andiamo a lavorare e a pensare anche un pochino al nostro cuore, quindi un allenamento anche cardiovascolare si può fare con il Pilates. Quindi è un allenamento raccomandabile anche a persone di età avanzata? Certo, assolutamente, non è una lezione per principianti. Una volta che abbiamo assorbito tutta la tecnica della respirazione, possiamo andare a fare una di queste lezioni che propongo oggi. È una lezione abbastanza di tipo avanzato. Quindi non tralasciamo nulla, andiamo a lavorare su tutta la tonificazione, comunque sull'elasticità del corpo, e alleniamo anche un pochino il cuore. Quindi alcuni esercizi saranno un po' più veloci rispetto ad altri. A te, Stefania. Buon lavoro! Allora, ci prepariamo con uno squat sumo, portiamo le braccia dietro, attenzione sempre alla postura e andiamo a fare squat e una salita del ginocchio. Un affondo indietro in posizione preghiera, uno squat e una salita a tallone, alternando le gambe. Dopodiché, con il saluto al sole, andiamo a terra, posizione plank. Appoggiamo la gamba, distendiamo, spinta in alto e apertura della gamba verso l'esterno. Fermiamo con la gamba in alto e andiamo a fare dei push-up mantenendo la posizione. Tutto con la stessa cosa dall'altra parte. Ripetiamo i push-up, mantieni la posizione. Ritorniamo in plank e andiamo giù in posizione del cobra. Andiamo a terra, andiamo a lavorare sulle iperestensioni. Salita, fletti il ginocchio. Concludi, ritorni su con la posizione del cobra. Posizione del cane a testa in giù. Ritorniamo su. E ripetiamo nuovamente questo circuito per ancora 2 o 3 volte. Buon lavoro!
Grazie a Stefania Valentini. Naturalmente questi esercizi sono in numero concentrato che hai svolto tu oggi, vanno aumentate le serie se si fanno a casa. Ma guarda Mila, possiamo già iniziare con 10 ripetizioni ogni esercizio che andiamo a fare e poi portarlo a un circuito di 3 o 4 sedute se già in un allenamento di 25 minuti per le prime volte è già un buon allenamento completo su tutto il corpo. Grazie, seguite i consigli di Stefania, domani noi saremo in compagnia di Antonio e Marzia, però con te ci rivediamo sabato per fare cosa? Per fare un allenamento sulle braccia ma senza l'ausilio di nessun attrezzo, completamente a corpo libero. Interessante, quindi praticabile anche da casa. Allora noi adesso diamo la linea alla nostra dottoressa Marina Manieri e vi diamo appuntamento a domani dalla palestra Le Dune Fitness. Grazie a Stefania, grazie a voi, grazie al nostro tecnico Alberto Capo. A dopo. Continuano le nostre puntate dissetanti questa settimana con il supporto del Caffè Atene Le Dune e della nostra dietista, la dottoressa Marina Manieri. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dicevamo puntate dissetanti dopo aver parlato di succhi, centrifughe, adesso i frullati. Ne vediamo qui alcuni esempi. Qual è la loro ricetta base? Allora, la ricetta base del frullato essenzialmente differisce dal centrifugato e dall'estratto per la presenza del latte. Esso inoltre mantiene all'interno del prodotto finito, quindi di quello che noi poi andiamo a bere, tutto il frutto, quindi anche la parte che comprende le fibre. Quindi può essere anche un buon modo per integrare questo nutriente, le fibre, nella nostra alimentazione. Però è più calorico rispetto alle bevande che abbiamo studiato ieri e l'altro ieri. Sì, perché appunto contenendo il latte ci sono anche i grassi e le proteine contenute in quest'ultimo. E quindi per chi è indicato? Sicuramente per i bambini, magari anche per gli sportivi o per chi ha una vita molto attiva potrebbe essere anche un buon modo di fare merenda senza troppe remore. E gli adulti pigri invece devono rinunciarci? No, rinunciarci no, però magari si potrebbe sostituire, come è stato fatto in questo caso, il latte a del succo d'arancia oppure anche all'acqua minerale. E invece tornando al frullato base, per chi non tollera il lattosio? Per esempio per chi non tollera il lattosio è bene utilizzare magari un latte vegetale come il latte di soia che mantiene la caratteristica della cremosità. Oppure anche il latte di mandorla che lascia quell'aroma un po' appunto mandorlato. E noi dissetiamoci con questi frullati e oggi si chiude il discorso delle bevande a base di frutta con la dottoressa Marina Manieri perché domani ci concentreremo su un argomento che è quello principe dell'estate nei bar, nelle caffetterie e nelle gelaterie. Ebbene sì. A domani allora, grazie a voi per averci seguiti, grazie al nostro tecnico Alberto Capo, naturalmente grazie alla dottoressa Marina Manieri, vi aspettiamo domani a Buongiorno Fitness, buona giornata!